Oggi vi porto una ricetta irresistibile, la pizza in teglia baciata. Un impasto speciale che ho arricchito con pomodoro secco, che dona un sapore unico e avvolgente, e per il ripieno un abbinamento che non delude mai, mortadella e granella pistacchio. Un'esplosione di gusto, perfetta per una serata sfiziosa o un'occasione speciale. Scopriamola insieme come prepararla, ma prima... sigla! Partiamo subito con gli ingredienti. Questa è la farina della Molino Vigevano Costiera, una farina con una media forza 270-290. Poi abbiamo il lievito di birra, abbiamo il sale, come sempre, e l'acqua. E poi abbiamo i nostri pomodori secchi, mortadella a gogo e poi la granella di pistacchio. Tutte le dosi le troverete in descrizione. Cominciamo sciogliendo il lievito nell'acqua. Mescoliamo bene bene, poi verso subito tutto il sale nella farina e poi tutta l'acqua. Andiamo a mescolare leggermente con la nostra frusta olandese, ma andrà benissimo un cucchiaio di legno, una qualsiasi spatola, e facciamo sì che la farina vada ad assorbire tutta l'acqua. Non ci deve essere più farina nel coperchio e poi chiudiamo e lasciamo riposare per 10 minuti. Dopo 10 minuti il nostro impasto sarà già più formato e adesso andiamo a dare subito qualche piega verso l'interno per far sì che possa strutturarsi meglio la maglia glutinica, e adesso altri 10 minuti di riposo e facciamo ulteriori pieghe verso l'interno dal basso verso l'alto e poi portiamo tutto sul piano di lavoro. Qualche piega aggiuntiva. Adesso andiamo poi a fare una perlatura leggera, non troppo stretta, e copriamo con il coperchio per un'altra decina di minuti, 15 minuti. Trascorso il tempo, ora è la fase della laminazione. Andiamo un po' a strutturare meglio l'impasto, a renderlo più forte, e quindi tiro i lembi verso l'esterno, vado proprio a creare una sorta di lenzuolo. Ecco qua, piano piano vado a tirarlo. Ok, anche se dovesse strapparsi leggermente, come succede qui, proprio non sarà un problema. E adesso ci vado ad aggiungere i pomodori secchi. Li vado un po' a spargere su tutto l'impasto. Ok, me ne lascio una piccola quantità, vedrete adesso il perché, quindi vado a richiudere al libro, prima dal lato sinistro verso l'interno, poi dal lato destro verso l'interno, chiudo in questa maniera qua e adesso con i pomodori secchi rimasti, ecco qua, vado a metterli sulla superficie in alto e ora vado a richiudere su se stesso, portando dall'alto verso il basso e poi ancora su se stesso. Ok, e ora piano con una leggera perlatura vado a creare la mia bellissima palla d'impasto. Andrò a rimetterla in un contenitore leggermente oliato e la lasceremo lievitare, diciamo un'oretta, un'oretta e mezza, ma più o meno fino al raddoppio. Ok, trascorso il tempo, ecco qua il mio impasto lievitato. Adesso andrò a dividerlo in due parti, una leggermente più piccola, l'altra leggermente più grande, ma vanno bene anche due parti uguali. Io qui vado a pesare, me ne faccio una più bassa per il coperchio, una più alta per la base, ma ripeto, anche con due parti uguali va benissimo comunque. E adesso vado a perlare, a creare la mia pallina con la prima parte d'impasto, che vado subito a mettere poi in un contenitore oliato. Questa è la prima. E adesso con la seconda parte d'impasto vado a fare la stessa cosa. Quindi pirlatura. E poi andrò a riporla in un contenitore, anch'esso oliato con un po' di olio. E adesso le lasceremo raddoppiare. Chiudo il coperchio ed eccole qua. Trascorso il tempo, è giunta l'ora della stesura, quindi mi sono preparato una teglia con della semola dentro e vado a stendere la prima parte dell'impasto lievitato. Ok,
Eccolo qua, ora ci vado a mettere sopra un po' di semola e poi inizio la stesura, prima dai bordi e poi vado a spingere l'aria verso l'esterno partendo dal centro e andando verso l'alto. Eccola qua, poi vado leggermente verso il basso, schiaccio di nuovo i bordi ed ecco qua la prima parte che adesso andrò a stendere nella teglia. Dimensioni della teglia trovate anch'esse in descrizione. Ora vado a vestire la mia teglia, faccio sì che vada anche ai bordi e adesso stessa cosa con la seconda parte di impasto. Prima dai bordi e poi vado a stenderla con le dita all'interno. Eccola qua. L'impasto si stende benissimo, senza nessun problema. Adesso un po' di olio sulla parte che c'è alla base della teglia e ci vado a mettere sopra il coperchio. Vado a vestire la teglia anche in questo caso. Ok, faccio sì che i bordi combacino. Un po' di olio evo, un filo d'olio evo sopra e adesso dritto in forno a 250 gradi, prima 10 minuti nel ripiano basso e gli ultimi 5 minuti in quello alto. Ed eccola qua, la nostra pizza in teglia baciata, cotta perfettamente. Vado a tirarla fuori dalla teglia e andiamo a scoprire sotto il nostro impasto cotto perfettamente. Eccolo qua, perfetto. Adesso andiamo a farcirla e quindi andiamo a togliere il coperchio. Guardate i pomodori secchi, un altro filo d'olio all'interno, abbondate, non è un problema, è veramente veramente buono, soprattutto se è un olio di qualità. E adesso andiamo a farcirla con tantissime fette di mortadella. Ecco qua, vado a metterle. Poi se avete anche della stracciatella, una burrata, una qualsiasi cosa, potete aggiungerla, vi potete sbizzarrire. Io qui vado molto semplicemente a mettere delle fette di mortadella e poi granella di pistacchio a gogo. Però ripeto, una stracciatella ci sarebbe andata benissimo. Aggiungo un altro filo d'olio e adesso richiudo e siamo pronti al taglio. Vado a mettere un altro po' di olio qui in alto e adesso vado a tagliare in diversi pezzi. Una parte l'assaggerò, una parte la mangerò, l'altra parte la congelo. Ed eccola qua, la nostra pizza in teglia baciata con impasto al pomodoro secco e ripieno di mortadella e pistacchio è pronta. È un mix di sapori veramente unico, la dolcezza della mortadella si sposa alla perfezione con la croccantezza dei pistacchi, mentre l'impasto al pomodoro secco aggiunge quella nota di carattere in più. È una pizza che vi assicuro conquista al primo morso, e provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. E lasciate un like se il video vi è piaciuto. Alla prossima ricetta. Ciao!